Buongiorno a tutti, sono Gianni Pontillo del Teatro Daphne e insieme ai miei colleghi della Sala Paolo Poli, la Sala Massimo Troisi, Essenza Teatro, il Teatro in Stalla e il Piccolo Teatro di Acilia vogliamo portare alla vostra conoscenza la nostra situazione. Una situazione purtroppo terribile che ci vede costretti quasi a chiudere i nostri spazi se non ci sarà un intervento diretto e immediato da parte delle istituzioni. Le nostre realtà operano all'interno di locali commerciali che prevedono un canone di affitto e che purtroppo non rientrano in nessuno degli interventi previsti dallo Stato a favore della categoria dello spettacolo, perché noi siamo delle associazioni culturali senza scopo di lucro con ingresso con tessera e questo ovviamente ci penalizza moltissimo. Noi non siamo più in grado ovviamente di mantenere attivi i nostri spazi con le prospettive di riapertura che saranno molto lontane e quindi è indispensabile che le istituzioni non solo si accorgano di noi, ma intervengano direttamente per salvare i nostri spazi. Sei realtà culturali che hanno contribuito e continuano a contribuire alla formazione, al mantenimento del tessuto culturale del decimo municipio. I nostri corsi, i nostri spettacoli impiegano migliaia di persone, sono rivolti a migliaia di persone, ormai fanno parte della storia di Ostia, del decimo municipio e quindi abbiamo assoluta necessità di non essere dimenticati. Non è giusto dimenticarci, non è giusto che non ci sia un intervento diretto per salvare i nostri spazi. Quindi questo appello è un vero e proprio appello, è rivolto alle istituzioni, soprattutto del decimo municipio, che devono necessariamente e in tempi rapidissimi cercare di salvarci. Grazie.